Understanding the soul of Indian classical music. Indian music is so vast and deep that grasping its depth sometimes might take ages. In my recent workshop in Italy, I've explored the theory of Indian ragas. The immensity of Indian ragas can be compared with colors. By using just one set of notes, one can compose a morning as well as an evening raga of different moods, similar to how there are various shades of the colors blue and yellows. The Guru Shishya Parampara is also a very important aspect of Indian classical music. A Shishya is usually encouraged to have faith and follow their gurus, sometimes for years, till they reach an intermediate level to compose their own music. This workshop has been dedicated to exploring the depth of Indian classical music as well as this parampara. So please look forward to it.
This was followed by a short recital of the Alap of the Rag Imon by my student Julia, who's been training under me from the last couple of years. After her performance, I showcased my approach towards the same rag in her tale. Thank you.
Thank you.
e dai Magliarai per tempo a Recita Media. Adesso invece ti servirà con un Brugat, nel stesso tempo sempre 16 bit. E praticamente è molto importante che il primo battito è quello dove spesso si torna, in questo ciclo ritmico, e questo penso sia importante da sapere. Così che poi anche lei fa delle improvvisazioni e torna sempre a un preciso punto, che sia poi la composizione o invece proprio il primo battito, e questo è un po' il gioco che si crea anche nell'improvvisazione, che devi sempre tornare a questo punto che è chiamato Sam, del ciclo ritmico. Adesso Jut, quindi aumentiamo la velocità del ciclo ritmico.
Thank you.